Thank you, Mario. Grazie Mario, grazie tantissimo. Forse sarebbe il caso di abbassare leggermente il volume in sala. Quindi grazie Mario per questa gentile introduzione, grazie anche a Marta per l'invito e anche all'Ordine degli Architetti per aver reso tutto questo possibile. Sono veramente contento di essere qui per la prima volta e di potervi parlare. Oggi vi vorrei parlare di un aspetto del mio progetto, e cioè diciamo degli ultimi 10 anni. Dunque, mi sono occupato di vari aspetti relativi alla relazione che c'è tra la politica e l'architettura, e devo dire che il lavoro che svolgo, devo dire, in qualche maniera si estende su tutto lo spettro dal lavoro utopico, e questo è un lavoro che faccio per esempio con Alessandro Petti, un italiano con la moglie palestinese e abitano a Betlemme, dove abbiamo, che ha uno studio lì, e quindi che ha costruito, ha creato il futuro della Palestina, il futuro della decolonizzazione. E d'altro canto però il mio lavoro affronta anche forse le cose più distopiche della condizione architettonica, e cioè è il lavoro proprio sull'architettura forense. E direi che questo aspetto del mio lavoro è un po' come essere un patologo, un medico patologo, un patologo degli edifici. Un patologo spesso va a esaminare i corpi morti e va a cercare di ricreare l'anatomo patologo, a ricreare gli eventi che hanno poi portato alla morte, quindi la causa della morte. E io faccio la stessa cosa prendendo in esame l'architettura. Il motivo per cui l'architettura diventa così importante è proprio perché è una nuova forma di scienza forense. È un motivo molto semplice. Diciamo, le guerre contemporanee, dalla fine della guerra fredda, hanno veramente avuto luogo principalmente in città, in aree urbane. Non ci sono più, diciamo, combattimenti nelle pianure, nei deserti, per esempio del Sinai con i carri armati. Adesso la guerra in realtà antepone, contrappone gruppi diversi, eserciti, organizzazioni militanti, e questo comunque sempre in un ambiente urbano molto denso. E quando la guerra arriva veramente nella città, la maggior parte delle persone in realtà muoiono proprio nelle guerre contemporanee all'interno degli edifici stessi. E l'evidenza di quello che poi è accaduto spesso implica proprio l'architettura. E per me, devo dire, se non so, provate a pensare un po' al lavoro che vi farò vedere, che è un po' tra quello dell'anatomo patologo, ma anche quello del consulente, del perito edile. A volte il perito edile fa una cosa molto semplice: uno in qualche maniera, non so, fa una richiesta all'assicurazione perché c'è una crepa nel muro, oppure c'è un po' umidità nel soffitto, e a questo punto parte tutta una causa legale nei confronti della compagnia, che è dell'azienda che è edile, che ha costruito la casa, eccetera eccetera. La cosa è un po' più complicata quando si va a lavorare direttamente sugli edifici, perché non si possono spesso toccare, cioè non è una pratica aptica. Ora, se noi siamo veramente periti edili, o piuttosto un'altra, diciamo, siamo archeologi del presente, per esempio l'archeologo del periodo romano va a esaminare edifici di 2000 anni fa, mentre invece adesso noi andiamo a esaminare edifici che vengono distrutti adesso, cercando di ricostruire degli eventi, ma non possiamo scavare noi stessi. Quello che noi facciamo, cioè andiamo ad analizzare le rovine, diciamo, architettoniche dai media nelle quali sono catturate. E la guerra è diventata veramente un ambiente molto denso, anche perché la guerra si verifica proprio nelle città, e noi sappiamo che ci sono comunque tante organizzazioni di media, di mass media, nelle città stesse.
c'è un numero anche crescente di cittadini giornalisti, cioè diciamo cittadini che tirano fuori lo smartphone dalle tasche e in qualunque modo raccolgono evidenze, testimonianze, non dopo i fatti, ma mentre le cose si verificano. E poi vanno a caricare queste testimonianze immediatamente online, proprio in real time, in tempo reale, e qui a questo punto ci sono delle pratiche proprio di testimonianze in tempo reale che fanno parte dell'ecologia del conflitto. Non è più, diciamo, una riflessione sulla situazione post conflitto, ma è proprio nel conflitto, del conflitto. Quindi testimonianze, certe atrocità, se sono rese pubbliche, potrebbero a un certo punto proprio bloccare una guerra a metà. È già successo, è successo in Libano e anche, diciamo, negli anni 90. E quindi capiamo il nostro lavoro come una specie di patologia. Di una situazione che comunque si dispiega, quindi una sorta di intervento in un conflitto in corso, e quindi capiamo il nostro lavoro come, diciamo, prendere i lati, prendere veramente, stare dalla parte delle vittime, e quindi siamo veramente al centro del conflitto. Ora vorrei fare una piccola introduzione su come è iniziata tutta questa cosa. Dunque, per diverso tempo io ho scritto sull'architettura e il conflitto, ma anche libri di storia, di geografia, ma anche proprio studi architettonici dell'occupazione. Se deve rispondere, risponda pure. E poi a un certo punto mi sono reso conto che l'impegno degli architetti nell'intervento, diciamo, architettonico poteva comunque in qualche modo includere anche delle pratiche contro forensi, nel senso che allora la scienza forense chiaramente in questo caso è un lavoro preposto alla polizia, il criminale è un individuo, un'organizzazione, diciamo di crimine organizzato, la mafia o qualcosa del genere. Quello che invece noi facciamo, lo rovesciamo, lo invertiamo, perché per noi il criminale in questo caso è lo Stato, e coloro che si occupano della scienza forense sono proprio i cittadini. È per questo che chiamiamo, appunto, le definiamo pratiche contro forensi. Si prega di dire al relatore di mettere giù il trasmettitore, perché è causa di notevoli disturbi acustici all'interprete, forse anche agli ascoltatori. Allora, dunque, durante l'estate scorsa, più di un anno fa, nel luglio dell'agosto, nella striscia di Gaza, ci sono stati moltissimi morti, moltissimi decessi, e questo è un conflitto che comunque è una cosa importantissima a livello internazionale, e alcune delle domande che comunque vengono diciamo poste è se in qualche modo Israele ha commesso veramente dei crimini di guerra, se ha violato i diritti umani dei palestinesi. Ora, normalmente questa domanda è una domanda teorica. Alcuni, per esempio, potrebbero scrivere dei rapporti e quindi accusare l'Israele di violare i diritti umani. Al giorno d'oggi chiaramente abbiamo un nuovo pubblico accusatore all'AIA, alla Corte Internazionale, che comunque è responsabile di dover in qualche modo perseguire questi generali israeliani. E l'obiettivo è proprio che la nostra agenzia, diciamo forense, la nostra agenzia investigativa, tra virgolette, diciamo, è stato proprio chiesto di in qualche modo fare uno studio di un giorno in questa guerra. E quel giorno è proprio il primo agosto.
il primo agosto, ora probabilmente voi non lo sapete perché non avete seguito, ma il primo agosto era partito come una buona giornata, doveva essere la fine della guerra, c'era un cessate il fuoco per le 8 di quella mattina, solo che a un certo momento nella mattinata ci fu appunto una, diciamo, uno scambio di pallottole e comunque i palestinesi in qualche modo catturarono un soldato israeliano e lo portarono in un tunnel. A quel punto, allora, il comando forse più, diciamo, è stato dichiarato l'ordine più controverso, che si chiama Annibale. Infatti Annibale, appunto, da Annibale, che comunque si avvelenò piuttosto che cadere prigioniero di Roma. E allora la direttiva Annibale dice che quando un soldato israeliano, appunto, cioè non è possibile che un soldato israeliano venga preso prigioniero, e quindi per impedire che questo accada si fa qualunque cosa, anche se questo mette in pericolo, e a dire il vero porta proprio alla morte stessa di quel soldato. Allora, ci sono varie interpretazioni, parte di quell'ordine chiaramente è segreto, ma la ragione per cui viene dato quell'ordine è una sorta di paradosso israeliano molto ebraico, se mi permettete di dire, perché da un lato Israele è il paese che è più attento ai propri cittadini, ai propri soldati, quando appunto diventano presi prigionieri dai palestinesi o dai libanesi, eccetera. E diciamo, e da sempre paga un prezzo molto elevato per lo scambio dei prigionieri, addirittura con un rapporto da 1 a 1000. È successo di prigionieri israeliani che uno è stato scambiato per 1000 palestinesi prigionieri nelle prigioni israelite. Perché la sola cosa che l'amministrazione civile, quindi diciamo tutte le organizzazioni che comunque convengono di pagare un prezzo così elevato, è proprio il momento in cui noi potremmo uccidere il nostro stesso soldato, perché questo scambio non avvenga mai. Quindi c'è un'eccessiva sensibilità che comunque viene compensata, contrastata da un qualcosa che è enormemente tragico. Cioè, se uno cade prigioniero, i compagni, gli amici, i soldati che hanno combattuto gomito a gomito con te potrebbero ucciderti, in modo che tu non sia più un prigioniero, che tu non sia più merce di scambio in quella guerra. Ora, se questo è vero oppure no, comunque è difficile capire che cosa è successo a Gaza o nella città di Rafa, per essere precisi, quel giorno del primo agosto. Di solito le indagini sui diritti umani si basano sulle testimonianze. Quello che succede dopo la guerra, diversi mesi dopo la guerra, gli attivisti dei diritti umani, in qualche modo gli avvocati, vanno in un certo luogo e chiedono, e le persone normalmente raccontano le proprie storie e uno cerca di raccogliere informazioni. Ora, questo è quello che è successo nell'ultima guerra del 2008-2009 a Gaza, ma in questa guerra particolare era la prima volta che l'internet era piena di testimonianze, cioè diciamo tutte le pagine di Facebook, di Twitter, altre forme di media sociali o di social media, migliaia di bytes di informazioni erano proprio presenti sulla rete. Buonasera, intanto grazie tante a Eyal Weizmann per quello che ci ha fatto vedere. Sono cose che di solito non si vedono. Aspettate, perché io... lui non sente la traduzione. Vabbè, aspettiamo le cuffie. Aspettiamo le auricolari che... Ok, allora ripeto quello che ho detto, così anche Eyal Weizmann lo sente. E volevo dire che grazie tante a... No. Ok,
I just told you thank you very much for what you have shown us. Quindi molte grazie al Weizmann, sono cose che di solito non si vedono e anche che non si pensano, che non è poco. Ora è anche difficile commentare quello che abbiamo visto. Io non sono un architetto, nella vita faccio il giornalista. Mi sono occupato ultimamente devo precisare queste cose, ultimamente di cultura, ma prima di politica internazionale e ho coperto alcune guerre e alcuni atti di violenza, coperto come si suol dire. E mi sono anche occupato parecchio del Medio Oriente, soprattutto ai tempi della prima intifada. Allora, quello che pone questo, quello guardando questo, io sono venuto ovviamente con un sacco di idee molto preparato, che questa presentazione di Eyal Weizmann ovviamente ha fatto sì che queste domande, non tutte queste domande sono ormai pertinenti e quindi alcune non le farò, e mi ha costretto a ripensare anche a quello che ho pensato prima. E allora, mi pone questa presentazione pone alcuni problemi. Ora parlo come giornalista, ma anche come un essere umano, come una persona che si è occupata di varie forme di violenza scrivendone. E ovviamente la prima cosa che viene in mente a proposito dell'ordine Hannibal, dell'idea di non di impedire che un tuo soldato venga fatto prigioniero, è che non è una cosa nuova, però qui le forme sono nuove. E lo dico perché poi arrivo a una cosa più generale. La cosa non è nuova perché l'abbiamo conosciuta, chi ha letto chi ha letto un po' di storie sulla Seconda Guerra Mondiale e sul modo di combattere dell'Armata Rossa sa che un soldato non poteva neanche arretrare, cioè un comandante non poteva per conto suo dare l'ordine di arretrare, e che dietro alle truppe che combattevano, anzi c'erano tre linee di truppe. All'inizio c'erano i cosiddetti battaglioni di morte, che erano gli ex disertori o ex delinquenti a cui veniva, o presunti tali, che non venivano condannati a morte, ma in realtà sì, perché andavano sui campi minati. E la seconda fila erano i soldati che combattevano, e dietro c'erano le truppe il cui compito era sparare sui soldati che non combattessero bene o che tentassero di arretrare. Quindi non ci si poteva, e chi si arrendeva veniva considerato traditore. Coloro che sono stati imprigionati dai tedeschi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tornati a casa, per lo più sono finiti nei gulag, in quanto appunto disertori e delinquenti. Quindi questa possibilità non esisteva, era meglio morire o uccidere. Però lì era in una situazione di combattimento effettivo e in un paese, appunto l'Unione Sovietica di Stalin, non un paese che ha un'opinione, come Israele, che ha un'opinione pubblica, dove ci sono posizioni molto radicali, ha dei giornali che raccontano le cose come stanno, giornali anche molto radicali, per esempio Haaretz, che viene molto spesso citato, e dove le cose prima o poi si vengono a sapere, come dimostra appunto questa cosa. Allora, quindi l'apparenza, c'è un'apparente illogicità di questa cosa, un'apparente mancanza di razionalità di questa cosa, perché in fondo è molto più razionale scambiare 1000 prigionieri per uno che non, se pensate bene, che non ammazzare uno per non scambiare 1000 prigionieri, perché quei 1000 prigionieri comunque alla fine li dovrai in qualche modo liberare, perché comunque vengono liberati. Allora, a che cosa mi porta questo? Perché sto dicendo questo? Perché in realtà noi tutti, non solo architetti, io poi di architettura non posso parlare, posso parlare di giornalisti e dell'opinione pubblica, siamo stati sempre abituati a pensare alla guerra
alla violenza in genere, in un certo modo, ma alla guerra nello specifico, alla violenza come qualcosa di folle o utilitario, dipende dalla situazione. C'è una schizofrenia su questo. Comunque, alla guerra in termini molto razionali. C'è la guerra nel senso clausewiziano. Ci sono le armate che avanzano, armate che arretrano e soprattutto. E anche quando non si tratta di armate, ma di guerriglia urbana, di un certo modo di difendere il territorio o attaccare il territorio, difendere la popolazione o attaccare la popolazione. Mi sono ricordato a questo punto a una lettera che durante la seconda intifada, non mi ricordo se era l'anno 2001 o 2002, scrisse Marek Edelman. Marek Edelman era il comandante in seconda dell'insurrezione nel ghetto di Varsavia e ha vissuto sempre in Polonia. Aveva posizioni politiche molto radicali, democratiche e molto radicali. Lui nel 2002, era 2000, il 2002, scrisse una lettera indirizzata ufficialmente ai comandanti delle forze partigiane palestinesi, e lui le chiamò di proposito forze partigiane, e ai generali israeliani, e dicendo: io sono stato un comandante della guerriglia urbana, sottinteso ovviamente Gaza o Cisgiordania non è ghetto di Varsavia, cioè sgombriamo questa cosa, sgombriamo il tavolo da ogni possibile paragone con queste storie, e in quanto capo della guerriglia urbana è. Vi posso dire che che il nostro compito, la nostra preoccupazione principale era difendere il nostro territorio e la vita dei nostri abitanti. Diceva lui ai palestinesi soprattutto: ho l'impressione che non è così con voi, che non è esattamente quello che voi state facendo e non è esattamente quello che voi state facendo. E anche il ricorso, vabbè, lascio perdere fin qui perché poi c'erano anche altre cose in quella lettera, qui non voglio entrare perché, perché non sono importanti qui, nel mio contesto. Nel mio contesto è importante un'altra cosa. Quando si parla si è parlato qui appunto del rapporto tra la violenza e la rappresentazione della violenza, perché anche questo è la testimonianza della violenza, perché anche di questo si parlava. E noi abbiamo avuto a Gaza, e questo non c'entra per niente con il giudizio che si possa dare sulla profonda ingiustizia di questa guerra da parte di Israele, e la sua totale inutilità, anche dal punto di vista utilitaristico, per non parlare del punto di vista etico. Insomma, noi abbiamo lì anche a che fare con un uso di territorio da parte di coloro che sono la guerriglia urbana, cioè intendo dire Hamas, che dovrebbero difendere la popolazione in una maniera diversa rispetto a quello che normalmente fa la guerriglia, no? Cioè non è la difesa della popolazione, ma molto spesso esporre la popolazione a dei rischi calcolati, molto razionali, no? Cioè, tu sai che a un certo punto, tu sai che il tuo nemico a un certo punto arriverà a bombardare le abitazioni civili, sapendolo, e fai questa cosa proprio perché pensi di arrivare a questo, perché pensi in questo modo di arrivare, di aumentare che co di arrivare a che cosa? Di arrivare a di conquistare un po' di consenso. E questa è la seconda considerazione che faccio e passo la parola a Eyal Weizman. La documentazione delle atrocità molto spesso molto spesso procura il consenso. Io sono vabbè, la cosa più evidente è lo Stato islamico, quello che sta facendo. Cioè, quando noi vediamo le esecuzioni con la regia estremamente ben curata, le riprese estremamente ben curate, e vi chiedete: ma perché lo stanno facendo? È semplice, lo stanno facendo perché è un mezzo di propaganda. Quando si sono viste le prime, all'inizio della guerra civile siriana,
Le prime immagini di gente torturata dal regime di Assad, e tu dicevano: ah, Assad, ecco cosa sta facendo, gli sono sfuggite quelle immagini. Io sono convinto che quelle immagini non sono sfuggite, che quelle immagini erano un segnale molto preciso di Assad ai suoi ragazzi: noi stiamo facendo questo, guardate come sono bravo. Allora, tutto questo, tutte queste sono delle considerazioni sul fatto che, e non so se lui le vuole commentare, non sono delle vere domande, ma sul fatto che in qualche modo è saltato quel nesso tra razionalità e la violenza che la filosofia occidentale ha cercato per molto tempo, da Sant'Agostino a Kant a non so chi, e che oggi siamo di fronte a una cosa nuova, l'ultimissima cosa. L'ultimissima veramente da giornalista, e sono cose molto, sono impressionanti, non ho un aggettivo appropriato, e le cose che ci ha fatto vedere Eyal Weizmann. Io come giornalista però, quando devo raccontare una guerra, uno scontro a fuoco o non a fuoco, quello che vogliono da me tuttora è il racconto dei testimoni. Allora, dei testimoni oculari o di chi ha vissuto, cioè vogliono ancora il testimone che ha una sua voce, sapendo che le testimonianze sono sempre dei piccoli pezzi di verità. Cioè io penso che si possa, e questa è una domanda, io sono convinto che si possano ricostruire anche delle narrazioni molto, molto non integre, ma narrazioni complesse, mettendo dei pezzi, dei frammenti delle testimonianze oculari, e che non sono meno valide forse di quello che abbiamo visto qui. E posso, a sostegno della mia tesi, anche invocare Carlo Ginzburg e il suo metodo da storico, dove con piccoli frammenti di piccole testimonianze si riesce a ricostruire una vera storia. E vorrei che anche di questo lui parlasse, per esempio, e non è il giornalismo, ma è la storia. Ora è il 25esimo anno, anniversario del massacro di Srebrenica, 8.000 persone trucidate dai serbi. E beh, nei tribunali non sono validi solo i cadaveri di quelle persone, ma valgono soprattutto le testimonianze. E se tu, Eyal, pensi che nel futuro invece no, tutto sarà fatto dai fantastici mezzi tecnologici uniti all'intelligenza che stai dimostrando. Grazie e scusate la lunghezza. Sorry. Allora, le persone parlano, cioè le testimonianze sono articolate in tanti modi diversi, ci sono tanti linguaggi nel mondo e non sono solo linguaggi parlati o lingue parlate come l'inglese e l'italiano. La testimonianza oggi deve includere anche i filmati, i video fatti per esempio durante quella giornata fanno parte della testimonianza, ma poi la testimonianza deve essere anche non solo la testimonianza dei vivi, ma anche la testimonianza dei morti. Io credo che un cambiamento importante si è verificato durante il processo alla giunta militare negli anni Ottanta, alla giunta militare, quando la parola chiaramente è stata permessa, quando i testimoni comunque, cioè, avevano comunque un linguaggio che veniva ben ascoltato, capito, ma bisogna ascoltare anche quelle storie che raccontano le ossa, ma anche
queste le storie raccontate dai frammenti degli edifici e dobbiamo ampliare la nostra, diciamo, sfera delle testimonianze in questo senso. Dobbiamo imparare un linguaggio, un'altra lingua, una lingua straniera. Ora, quando riuscite a capire come funziona un linguaggio, forse non si parlerà come un madrelingua. A volte forse bisogna inventarsi delle modalità di traduzione, e dalle immagini allo spazio, dallo spazio alla lingua, ma tutto questo sono linguaggi. Cioè, una città vive la guerra in tanti modi diversi, le persone si ricordano, si dimenticano, i testimoni, se la testimonianza di un vivo è forse una delle testimonianze più importanti e forse anche una delle più difficili da ricordare. La maggior parte delle persone con le quali lavoro, e che lavorano con migliaia di testimoni a Gaza, perché noi parliamo tantissimo con loro, gli viene chiesto di ricordare le cose per loro più difficili da ricordare. Gli viene chiesto di ricordare il giorno peggiore della loro vita, il momento peggiore di quella giornata. E spesso la memoria fa dei brutti scherzi. Succede proprio quando uno è traumatizzato. Quello che ci si dimentica è forse più importante di quello che ci si ricorda. Un esempio che racconta Shoshana Feldman quando corregge un resoconto di un'altra persona, che era un resoconto molto rigido sul processo di Eichmann a Gerusalemme. Era in israeliano, viene detto yekke, nel senso che comunque credeva nella parola della legge, e non capiva perché Hausner, il pubblico ministero di Hausner, aveva dovuto portare in tribunale così tanti testimoni. Ma non è rilevante, non ci potremmo ricordare tutto quello che hanno detto comunque. Ma Feldman invece era in sintonia più con quello che i testimoni si erano dimenticati, quello che era stato eliminato dalla memoria, piuttosto che quello che loro si ricordavano. C'è stata una testimonianza famosa di un ebreo a Auschwitz, che si ricordava di tre ciminiere alla fine dei binari, e tutti si chiedevano: ma la terza ciminiera, che cosa si ricorda questa persona? Cioè, perché in qualche modo era una sorta di ripetizione del trauma per questa persona. Quindi anche gli edifici si dimenticano della propria storia quando si prendono in esame le rovine. Noi storici dobbiamo in qualche maniera ampliare i nostri metodi storici e dobbiamo combinare i linguaggi umani e non umani, i linguaggi materiali e quelli dei pennacchi, dei mass media, ma anche, diciamo, quello della nostra empatia e del nostro ascolto dei testimoni. È così che si lavora. Se uno dice: ah, questa cosa non la voglio vedere, oppure questi sono giocattoli, sono cose inutili da guardare. Ecco, io credo che intenzionalmente si vada a eliminare una epistemologia importante in modo intenzionale, e non credo che si debba mai fare. Cioè, l'epistemologia deve essere ampliata e nessuno dovrebbe dire che è possibile parlare, cioè la materia parla la corretta lingua quando, diciamo, l'umano parla la lingua sbagliata. In realtà la lingua giusta è quella combinata di entrambi, e questa, io credo che qualunque investigatore forense, diciamo, vi possa dire la stessa cosa. Dobbiamo ricostruire la storia da fonti multipli. Per quanto riguarda la violenza, non c'è niente in questo mondo che mi fa veramente più venire volta stomaco della violenza. Non c'è soluzione alla violenza. Ci potrebbe essere, diciamo, un attenuamento delle cose della violenza, ma la violenza non risolve niente. Noi non sosteniamo Hamas, c'è una guerra che loro devono combattere per liberare la propria popolazione, che comunque è tenuta a Gaza dietro del filo spinato, che è comunque, non so,
cioè no, non posso dire che sia rilevante o irrilevante, è una cosa ingiusta. Loro stanno combattendo una guerra. Io sostengo la loro causa, ma non i loro mezzi. Non sostengo i loro mezzi militari per il conflitto palestinese. Io credo che la, diciamo, società civile si deve sempre impegnare in maniera non violenta, perché alla lunga è l'unica cosa che secondo me potrebbe veramente riuscire a portare le migliori conseguenze per tutti. Io credo veramente nella solidarietà congiunta binazionale. E non la vediamo, cioè non c'è una storia palestinese, una storia israeliana, ma piuttosto è la solidarietà per esempio dei profughi. La mia famiglia è una famiglia di profughi, la mia famiglia di profughi per riuscire ad avere un paese, diciamo, ha pensato di dover creare un paese di altri rifugiati, di altri profughi. Noi stessi siamo profughi. Siamo rifugiati, non ce lo dimentichiamo. E questo è veramente proprio al centro della mia, diciamo, pensiero. Una lotta non armata, una lotta civile. E una di queste possibilità ci è data dalle corti internazionali, che forse non sarà il mezzo più perfetto, però è una di quelle cose che la società civile ha invece di prendere le armi. E quello che noi facciamo non è perché voi proviate pietà, questo lavoro che noi facciamo non va a solleticare le emozioni, ma piuttosto è un lavoro basato sulle evidenze da portare in tribunale. E il tribunale è un'istituzione della società civile, all'AIA, per esempio, è un qualcosa, è un'istituzione che dobbiamo proteggere e difendere e anche, diciamo, far sì che noi cittadini che abbiamo, cioè, possiamo comunque in qualche modo fargli rimangiare questi mezzi militari a entrambe le parti. Il conflitto è un qualcosa che noi non dobbiamo sostenere. Gli israeliani dicono che i palestinesi combattono mantenendo prigionieri il proprio popolo. E io vorrei chiedere a qualunque portaparole israeliano dove sono le basi militari più importanti. Sono in mezzo a Tel Aviv. E vi dico ancora, da dove controlla l'Israele la Palestina? Dagli insediamenti, gli insediamenti civili, ed è lì che l'esercito israeliano si organizza. La guerra di Gaza è iniziata proprio con un battaglione che era presso un kibbutzim, vicino al confine. E è sempre stata politica israeliana di andare a creare una frontiera, di andare a mettere i coloni proprio sui confini. E quindi la resistenza dei palestinesi è una resistenza del popolo, è una guerra tra due società e il confine che c'è tra i militanti e i civili è veramente offuscato da entrambi i lati. Chiunque di voi vada in Israele si accorge immediatamente che l'esercito è dappertutto, sui treni, sugli autobus, che le basi militari sono dentro le città, cioè fa proprio parte della civiltà, della società italiana. E io vorrei chiedere a qualunque israeliano, diciamo, di smettere di vedere solo le cose dal punto di vista, cioè dal punto di vista palestinese. E forse queste sono delle cose che veramente di cui ci dobbiamo ricordare. Grazie. Semplicemente al pubblico, se qualcuno. If there are some questions from public. Thank you. I have three questions. Ho tre domande. Dunque, la ricostruzione di tutte quelle immagini del 1° agosto è stato commissionato dalla ICC. No, allora, non è la Corte. Diciamo, la Corte internazionale, diciamo, fa le proprie indagini. Però
però diciamo proprio perché la Corte internazionale sta considerando dei capi di accusa nei confronti di Israele, ci sono tante organizzazioni di diritti umani che comunque stanno producendo del materiale che non è solo basato sulle testimonianze come normalmente viene fatto nell'ambito dei diritti umani, ma piuttosto andiamo proprio a lavorare anche su degli elementi, proprio delle evidenze che comunque potrebbero essere utili anche in tribunale. Dunque, quando, se vi ricordate, quando è stato ratificato il Trattato di Roma, appunto a partire dal 1 d'aprile la Palestina è uno Stato membro, e questo non vuol dire che diciamo la Corte internazionale abbia giurisdizione nei territori occupati palestinesi, però c'è un processo diplomatico che non è solo giuridico, ma che in qualche maniera porterà a far sì che Israele venga accusato oppure no. Noi al momento siamo pronti. Allora, fate una cosa simile anche per gli insediamenti, cioè andate anche a lavorare su questi paesaggi dove comunque potete fare del lavoro forense, e poi ci può raccontare un po' meglio di che cosa state facendo a Beit Zahur. Allora, per quanto riguarda gli insediamenti, questa è una cosa che ho fatto circa 10 anni fa ed è ancora valido. Allora, ci sono delle questioni tecniche col tribunale. Ora, non si può portare capi d'accusa prima del 98, quindi prima del Trattato di Roma. Insomma, queste sono cose che probabilmente sapete già. Mentre forse la parte principale dell'infrastruttura degli insediamenti è stata creata, negli anni 60, 70. Sappiamo che la popolazione è cresciuta in maniera massiccia a partire dall'88. Ora, se questo sarà considerato una violazione importante dei diritti umani, non lo so. Secondo me può darsi che comunque vengano mosse accuse prima per gli insediamenti e poi per l'occupazione di Gaza. Perché non c'è non c'è scritto a chiare lettere che cosa si può fare, ma la Convenzione di Ginevra, l'articolo 49, parla proprio del trasferimento della propria popolazione in zone occupate, e questo è veramente un qualcosa da affrontare a livello legale. Ora, Beit Zahur, dunque, è un lavoro che ho fatto con il collega italiano e tanti altri, tanti volontari anche. Abbiamo lavorato con architetti provenienti da tutto il mondo, tanti sono italiani, proprio perché due dei colleghi hanno fatto il dottorato di ricerca proprio qui, anche Pellegrini, che poi è stato uno dei nostri collaboratori veramente più stretti. Ci sono anche degli architetti palestinesi, noi lavoriamo come residenza aperta e collaboriamo insieme, in particolare per la trasformazione degli insediamenti a spazi palestinesi, dove sostanzialmente gli insediamenti saranno spostati. Però proprio il nocciolo del lavoro è un po' un'analisi della decolonizzazione di questi spazi, cioè come si fa a vivere in casa al nemico. Il problema dei palestinesi è che sono proprio contrari a utilizzare le case dei coloni negli insediamenti, e posso anche capire perché. È un qualcosa che deve essere affrontato a livello culturale e architettonico e anche a livello politico, perché questo richiede una certa sensibilità che noi cerchiamo di promuovere grazie all'architettura. Un architetto non può semplicemente fare una pianta e dire questa è la vostra casa, ma piuttosto cercare di pensare anche processi politici e sociali proprio attraverso l'architettura stessa. Prima di tutto grazie mille, perché
sentire parlare di questo conflitto da questa prospettiva non solo interessante, ma fa crescere, perché generalmente quando si parla del conflitto israelo-palestinese c'è sempre una presa di posizione, la pancia parla più dello sguardo e dell'intelletto. Quindi quello che ci ha mostrato lo trovo uno strumento utile proprio per provare a leggere la storia, il presente, con criteri diciamo più oggettivi. Però c'è un però, la mia domanda è, cioè, la storia è anche interpretazione, cioè la storia, la stessa storia può essere letta in molti modi. Lei parlava del ruolo appunto dei policy makers, della società civile, e sono questi i lettori della storia, del presente. La mia domanda è come a oggi questo strumento, questo modo di leggere diciamo i fatti della striscia di Gaza è stato recepito dai diversi attori coinvolti, se riescono a sfruttare lo strumento oppure no. Lavorano con noi, cioè potrebbero utilizzare i nostri strumenti. Sì, noi lavoriamo con dei gruppi proprio palestinesi a Gaza. Il lavoro che svolgiamo è un rapporto combinato scritto con Amnesty International, che ha sede a Gaza, e altre ONLUS e altre ONG per i diritti umani. È proprio fatto per loro, perché sono loro che comunque dovranno portare queste accuse, queste rivendicazioni in tribunale. Ora, noi capiamo le cose, cioè forse capiscono le cose un po' meglio perché conoscono meglio la storia, e poi comunque sono anche saggi dal punto di vista tecnologico, nel senso che sono molto bravi con la tecnologia. Quando uno non ha accesso al hardware, ha solo software a disposizione, le persone tendono a pensare queste sono cose che esistono solo nell'Occidente, non nell'Oriente. Invece non è vero. Al contrario, devo dire che questo scienza contro forense è proprio un modo di dare potere ai gruppi della società civile per andare veramente a spacchettare la logica della violenza. C'è un'affermazione molto interessante di Edward Said quando dice che nessuno potrebbe essere accusato di dimenticarsi il potere delle mappe. Cioè le mappe sono una sorta di potere tecnologico, perché sono fatti da coloro che sono al potere, e spesso le mappe sono fatte per controllare le persone. Però Said diceva alla fine della propria vita, per una cartografia della Palestina, parlava di questo: abbiamo lasciato il campo, ci comportiamo come voi vi potreste aspettare, non siamo tecnologici, non siamo cartografici. Ma lui diceva: non è così, è possibile mappare l'occupazione per far vedere qual è il monopolio dell'esercito israeliano a livello di rappresentazione spaziale. Naturalmente ci piace tanto parlare, no? Sia da tutti e due i lati, da palestinesi e israeliani, e quindi ci sono tante tecniche, e finché crediamo in una causa comune io penso che possiamo collaborare e forse anche avere risultati assieme. Per dirvi che questa non è una pratica controversa, cioè non vi posso dire che non lo sia, cioè questa è una cosa molto controversa. Però non ricordo di non aver mai fatto niente che non fosse controverso, e se poi non fosse controverso probabilmente non mi piacerebbe farlo. E quindi è controversa a destra, è controversa a sinistra, è controverso in Israele, in Palestina, è la vita.
Sì, grazie per questi elementi importanti, sia da parte dell'architetto che del giornalista. Il giornalista ha posto un problema particolare in cui ha messo in rilievo il fatto che gli elementi di violenza sono parte della propaganda e quindi noi assistiamo evidentemente a della propaganda diversa fatta per due pubblici diversi, oppure se si vuole per due parti diverse di ciascuno di noi, antropologicamente parlando. Quindi da una parte si fanno vedere da che parte sta diritti e quindi ciascuno di noi ha una morale, ha dei diritti, e dall'altra si fa vedere qualcosa che fa richiamo ad una parte ancestrale di noi e che a volte è più forte e forza il nostro, la nostra fede nei diritti, cioè la violenza. Che cosa vuol dire fare affidamento a una propaganda della violenza? Vuol dire fare affidamento sulla paura e sulla ragione del più forte. Questo fondamentalmente è forse quello che vuole dire questo tipo di propaganda. Quindi da una parte c'è l'ISIS, dall'altra parte le violenze dell'ISIS, o di Assad e così via. Niente, quindi vi chiedo di... Allora, questa cosa è importante, che questo miscuglio di ricostruzione storica, quindi della testimonianza della persona, ma anche della testimonianza delle cose, delle immagini, è importante perché il campo di battaglia è ciascuno di noi, fondamentalmente, perché la battaglia viene fatta sì sul fronte, ma viene fatta anche sulla capacità di raccogliere un consenso. Una piccola conclusione così di questa cosa è che, per esempio... come mai Israele è così universalmente odiato? Allora, se io voglio fare per esempio un'associazione con perché qual è l'etnia più facilmente odiata, per esempio nel nostro paese, direi che è quella nomade, gli zingari, e lo direi perché è la etnia che si sente come la più debole in assoluto. Israele c'ha questo, che è la più potente, ma sotto la potenza fa individuare una debolezza strutturale, strategica, che scatena l'odio di fondo. Ecco, questa è una piccola osservazione. Ho visto che dico io una cosa su questo. Bene, su questo potrei dire due cose. La prima, che non è storica, ma non è filosofica, è anche filosofica, ma anche storicamente provata. Quando si parla di Israele, lei ha detto molto spesso che si scatena un odio che è difficile da spiegare. È molto facile da spiegare, nel senso che per tutta una serie di ragioni, e qui non posso entrare, ma posso rimandare, forse no, non è elegante, ma potrei rimandare ad alcuni miei testi, semplicemente per una serie di ragioni Israele ha assunto in una parte dell'opinione pubblica, oggi ha preso lo stesso posto la rappresentazione di Israele che aveva la rappresentazione dell'ebreo nella propaganda antisemita. Cioè una parte di questa roba è antisemita, la troviamo anche purtroppo a sinistra, e sono cose che vanno dette, soprattutto quando si critica Israele. Quando si vuole avere giustamente un atteggiamento radicalmente critico nei confronti delle politiche israeliane, nei confronti di quello che Israele sta facendo nei territori occupati, no? Cioè, e nei confronti delle guerre assolutamente insensate che Israele sta combattendo. E quindi questo mi sembra evidente, questo si è visto moltissimo anche durante l'ultima guerra di Gaza, dove accanto a delle critiche, ripeto, radicali e assolutamente giuste, giustificate e sacrosante, c'è spesso stato un entroterra della serie ma questi che cosa ci stanno facendo qui. E anche la percezione che io ho spesso quando parlo con persone di sinistra, non con molte ma con alcune persone di sinistra, come se la radice di ogni male sulla terra fosse lo Stato di Israele. Cioè, una volta liquidato lo Stato di Israele non ci sarà più il male. C'è un po' questo, io lo sto facendo una caricatura, ma questo atteggiamento c'è, l'ho riscontrato spesso, posso portare anche prove scritte di giornali anche rispettabili e persone
assolutamente rispettabili. E questa è, e questo è per quanto riguarda Israele. Le ragioni di questo di nuovo affondano nella notte della storia e nelle radici dell'antisemitismo che sono molteplici, non è qui il, non è questo il luogo per parlarne. E per quanto riguarda la violenza vorrei precisare una cosa, non è che si rivolga alla parte ancestrale di noi. Io la mia tesi, ma credo che Yael Weizmann è d'accordo con me, perché la mia tesi è dovuta anche al suo, ad alcuni dei suoi testi sulla violenza. E oggi la violenza viene in qualche modo, quell'idea della violenza come qualcosa per certi, per un certo tempo, per un certo periodo, un periodo breve se pensiamo nella storia e forse soprattutto in Occidente, la violenza, l'esercizio della violenza era qualcosa da non esibire, da nascondere. Insomma, gli americani quando hanno combattuto in Vietnam e scoprire la storia di My Lai, l'hanno scoperta dei giornalisti coraggiosi, non è che l'hanno esibita, guardate cosa facciamo con chi appoggia i Viet Cong. E oggi questa cosa è completamente rovesciata, o si sta rovesciando. Questo purtroppo soprattutto lo noto nel Medio Oriente, per questo che ho citato, non a caso ho citato l'ISIS, non a caso ho citato Assad. Non credo, non voglio che mi vengano attribuite idee che non ce l'ho, quindi excusatio non petita, non credo che ciò è dovuto all'Islam e tutte le cose che ci racconta la più idiota propaganda di destra, e credo che sia successo qualcosa nel processo di decolonizzazione, nel fallimento dei movimenti nazionali eccetera eccetera, che ha causato questo. Credo che sia un nodo non solo irrisolto, ma una specie di nodo che sta crescendo. Credo che questa cosa si trasferisce anche su Israele. Israele ha sempre esercitato la violenza, ma ha sempre cercato di far capire che la violenza era limitata, anche se era esagerata, anche se era sproporzionata. L'idea oggi di non pensare neanche di far vedere che la violenza è sproporzionata sia una cosa pericolosissima per Israele. Significa che in qualche modo l'ambiente in cui Israele opera si sta impadronendo anche di una parte dell'opinione pubblica israeliana, anche se c'è un'altra parte che la pensa molto diversamente. Ecco, questo volevo dire, e volevo anche chiedere, prima che Eyal Weizmann risponda, se quando lui parla del lavoro con la società civile palestinese, chiedergli quanto è veramente, perché io non ho più conoscenze di queste cose, sono 15 anni che mi occupo di politica internazionale, quanto questa cosa della non violenza sia forte, perché una volta era molto difficile, nel senso che come in tanti paesi del terzo mondo o tanti movimenti di liberazione nazionale esisteva il mito, no, della violenza come levatrice della storia, come elemento anzi emancipatorio tra i palestinesi, ed era molto difficile fare discorsi sulla non violenza. Allora, se questo oggi è cambiato, se non è cambiato, eccetera, eccetera. Grazie. I think that allora, a livello pragmatico, non credo che la violenza farà crollare Israele, cioè credo che comunque la violenza non farà altro che rafforzare l'opinione pubblica di Israele. Dal punto di vista storico, ogni volta dunque ci riferiamo all'intifada del 2000, ci riferiamo per esempio appunto alla 13ª intifada in Palestina, si parte dagli anni 30, 48 e poi insomma tantissimi movimenti di resistenza in Palestina alla occupazione, diciamo alla colonizzazione israeliana. E poi a un certo punto le cose sono cambiate. Infatti la storia della divisione della Palestina è tale che ogni volta che c'è stata un'intifada, io sto parlando di anni fa,
era stata comunque seguita da un piano di divisione. Diciamo, coloro che volevano avere un solo Stato capivano che comunque bisognava costruire alleanze e non, diciamo, operare in maniera violenta. Si poteva pensare ad una Palestina libera, che però non doveva essere utilizzata come trampolino di lancio per ulteriori attacchi ad Israele. Per me la Palestina deve essere, diciamo, oggetto di un movimento di liberazione, e diciamo è un paese che comunque si deve aprire, e chiunque supporti lo stato singolo palestinese egalitario, democratico, comunque si deve impegnare per una lotta non violenta. Mi rendo conto che questa cosa è completamente teorica, però vi posso assicurare che a Bissala, in Blaine, a Gerusalemme Est orientale e in tanti altri posti ci sono dei palestinesi, ebrei, ma anche attivisti che comunque appunto camminano verso i gas lacrimogeni. A volte addirittura gli viene sparato con armi che comunque non sono, che sono letali o molto poco letali. Loro comunque continuano a fare marce di pace. Questo è il movimento da sostenere. Per quanto riguarda la domanda precedente, diciamo, io credo che bisogna un po' essere all'interno di una cultura per capire certe domande. Io non so perché Israele è così odiato. Cioè, senza voler attribuire alcuna intenzione negativa alla domanda, io devo dire che è doloroso per me sentire che Israele è odiato, anche se è una cosa critica, una critica di sostegno. Io credo che l'odio non abbia niente a che fare con la critica di Israele, di sicuro non per gli ebrei. E questa forse... io non sostengo questi tipologie di incontri, se questo fosse parte di uno di questi. Cioè, la storia di Israele, la storia coloniale di Israele, non so se è peggio o meglio, però non è poi così diversa dalla storia italiana in Libia, con la grande colonizzazione, con i massacri, con lo spostamento della popolazione, i campi di concentramento, i beduini, i gas letali, eccetera. Sicuramente lo sapete, sicuramente è una discussione che questo ha avuto luogo anche qui, come è successo in altri paesi. Ogni paese deve affrontare la propria storia coloniale, e l'odio non fa più parte della nostra economia. L'antisemitismo è un qualcosa che è offensivo, devo dire, per gli arabi, e deve essere offensivo per gli arabi e per i miei colleghi palestinesi. Siamo tutti sulla stessa barca, e quando sentiamo che fischiano le orecchie sia ai palestinesi che agli israeliani, ecco, questa è una cosa che veramente porterebbe a cambiare le cose. Diciamo, l'islamofobia in Europa si basa proprio sulla stessa impalcatura dell'antisemitismo, perché comunque viene dalla stessa tipologia di società, dallo stesso tipo di idee. E la tragedia di tutto questo è che ebrei e arabi sono stati fatti scontrare gli uni contro gli altri, e in qualche modo utilizzando da entrambi i lati, contrastandoli. Mi offende vedere che ci sono degli ebrei in Europa che comunque si uniscono a partiti molto conservatori, anti-musulmani, e mi offende anche vedere che l'antisemitismo comunque ha un luogo nel mondo arabo e nella cultura araba. E questa è una cosa scorretta dal punto di vista storico.
E in un certo senso parlavamo di Said e vorrei concludere con un'ultima cosa su Said, che però secondo me ha fatto un errore. L'errore in questo libro famoso che si chiama Orientalismo è un errore fondamentale, nel senso che lui non ha raccolto la storia degli ebrei assieme a quella dell'Oriente. Nell'ottavo e nono secolo, nella storia orientale c'erano i musulmani. Quando gli ebrei sono arrivati in Oriente, quando gli europei sono andati in Oriente, in realtà sono arrivati a conoscere gli stessi che loro conoscevano a casa propria, quindi gli stessi pregiudizi che comunque venivano mossi nei loro confronti. Quindi io credo che l'orientalismo deve includere la storia degli ebrei in Europa, e non includendola, questo porta ad una separazione importante. Questa è una piccola critica all'opera del famoso Said. I believe that we can conclude. Tutto, soprattutto delle ultime cose che ha detto su Said, che mi sembrano illuminanti.